Amici di Manfredonia TV, buon pomeriggio e benvenuti a Parlando di Sport, About the Sport, per dirla alla Sassone, per raccontarvi della sedicesima giornata, penultima del girone di andata. Faremo un accenno anche alla famosa querelle Vadacca, cioè è successo in settimana che la società aveva valutato l'ipotesi di richiamare Vadacca, ma poi c'è stato qualche problema del quale adesso parleremo velocemente perché comunque davvero si è detto tanto su questa vicenda, quindi è il caso, come ha suggerito lo stesso presidente Antonio Zanga, e noi ovviamente ci allineiamo al volere del presidente di tacere fino a domani quando ci sarà la gara. Poi martedì, quando si fermerà anche il campionato, il presidente stesso ci ha promesso che verrà a dirci la sua versione, a raccontarci quanto è accaduto dal suo punto di vista su questa vicenda. Poi parleremo ovviamente dell'ultima giornata del girone d'andata, della 17ª, di questo difficile Nocerina Manfredonia, avvelenato anche da questa settimana così turbolenta. Parleremo della chiusura del mercato, che ha visto il Manfredonia davvero poco attivo, più attivo nelle uscite che non negli arrivi, e quindi un Manfredonia tutto sommato fino a questo momento che ha perso delle pedine importanti senza coprire ruoli altrettanto importanti nell'organico. Poi faremo il solito riferimento al Foggia, che tra qualche ora affronterà in casa una partita delicatissima contro il Cosenza, e faremo qualche riferimento veloce alle squadre di seconda categoria di calcio. Con me Antonio Castriotta, che ringrazio per la consueta puntualità e anche nei suoi giudizi. Grazie Antonio. Ciao Antonio, grazie e un saluto a tutti i nostri affezionati teleascoltatori. Allora Antonio, parliamo subito della 16ª giornata e soprattutto di Manfredonia Trastevere. È finito 2-1 per i romani, però come è sviscerato anche nel corso della settimana da Giovanni Santi e dai suoi ospiti, Valerio Di Enrico e Francesco Saverio Castriotta, una partita strana, una partita in cui il Manfredonia meritava almeno il pari. Invece il Trastevere, con due sole conclusioni a rete, tra le quali un rigore che forse si poteva evitare e una grossa ingenuità, l'ennesima, di Tarolli, con queste due azioni, neanche tutto sommato tanto volute, si è portato a casa 3 punti che non ha affatto meritato a Milano. Sì, è sicuramente un Trastevere molto pragmatico, molto speculare, perché dopo, se andiamo a contare chiaramente le occasioni avute, tolto il calcio di rigore e il secondo gol, chiaramente il Trastevere durante la prima frazione di gioco, diciamo che forse non se lo aspettava neanche, ma ha subito tantissimo il Manfredonia, che avrebbe potuto passare in vantaggio in diverse occasioni. Invece ha preso un palo clamoroso Malcore, poi c'è stato anche un tiro di Molenda, insomma altre situazioni attraverso le quali il Manfredonia avrebbe potuto tranquillamente passare in vantaggio. Invece ciò non è avvenuto e quindi sull'unico loro contropiede c'è stata purtroppo un'ingenuità difensiva da parte di Fiore, il quale ha rincorso l'attaccante, lo ha in qualche modo anche obbligato a defilarsi, quindi dal cono centrale della porta. E anziché, diciamo, tenere spalla contro spalla e quindi costringerlo in qualche modo a spostarsi, e se avesse tirato non sarebbe stato poi così semplice segnare, all'ultimo momento, insomma, lo ha spinto e quindi ha provocato il calcio di rigore. E quindi è passato in vantaggio questo Trastevere. Scusami, buon per lui Antonio che sia cambiata la regola sul fallo da ultimo uomo, perché l'anno scorso sarebbe stato sicuramente da espulsione quel fallo commesso da Gianmarco Fiore. Beh, certamente sì, l'anno scorso probabilmente, non necessariamente, perché deve essere sempre comunque fotografata e quindi localizzato geograficamente il fallo, quindi se il calciatore si trova defilato e quindi non è una chiara ed evidente occasione di segnare una rete, perché magari ci sono i difensori che lo stanno rincorrendo, sono sulla stessa linea del pallone, non necessariamente l'arbitro deve procedere poi all'espulsione. Questo è un caso, diciamo, molto borderline, però cambiando la regola, giustamente l'arbitro ha fatto bene a non decretare l'espulsione di Fiore, però è stato un fallo davvero ingenuo.
Per quanto concerne il secondo tempo, è chiaro, siamo entrati in campo, che eravamo sotto di un gol e il Manfredonia ha cercato di recuperare lo svantaggio, ci siamo riusciti tramite l'assegnazione di un calcio di rigore per fallo su Coccia e avevamo pareggiato i conti. Poi lì il Manfredonia è in qualche modo sparito. È venuto fuori il Trastevere perché evidentemente il Trastevere non si aspettava di trovare un Manfredonia arrembante nella prima frazione di gioco, alla luce anche di quelli che erano stati poi gli ultimi risultati, mentre erano passati in vantaggio, avevamo pareggiato e quindi il Trastevere è venuto fuori, ha cercato di giocare a calcio, lo ha fatto e sono riusciti a trovare anche il secondo gol. È chiaro, vedendo così la partita, il risultato è in qualche modo bugiardo, perché non è che il Trastevere meritasse di vincere 2-1 contro il Manfredonia, però è anche vero che questo Trastevere e la caratteristica peculiare di questo Trastevere è proprio di giocare in questo modo. Cioè è una squadra che aspetta, che nasconde la palla e al momento giusto è in grado con pochi passaggi di arrivare in porta e di segnare. E poi nel momento in cui ti segnano loro sono in grado anche di curare in modo particolarmente chiaramente efficace la fase difensiva, come hanno fatto poi con il Manfredonia, che non ha avuto più l'occasione per poter pareggiare i conti. Però il risultato per certi versi è bugiardo, anche se, ripeto, la squadra è stata molto pragmatica e molto speculare. Neanche loro, francamente, probabilmente si aspettavano di incontrare un Manfredonia così arrembante, così in palla, così concentrato, e quindi sono andati in difficoltà. Però, chiaramente, minimo risultato, massimo sforzo. Massimo sforzo, minimo risultato. No, hai detto bene, scusami, la correzione non c'è. Minimo sforzo, massimo risultato. Massimo risultato. Esatto, scusami. Antonio, si è lamentato giustamente Raimondo Catalano, perché comunque nelle tre gare che ha perso in casa contro Gravina, Nardò e l'ultimo col Trastevere, certo la fortuna non è stata dalla sua parte, anche se comunque c'è state buone prestazioni probabilmente con Nardò e Trastevere, ma quella il primo tempo col Gravina sicuramente è stato molto negativo. Si è lamentato un po' con la dea bendata Raimondo Catalano. Beh, nel calcio è chiaro che bisogna fare sempre i conti con la fortuna, che certamente quest'anno non è che abbia beneficiato in qualche modo il Manfredonia, anzi siamo stati sfortunati in diverse occasioni, perché ripeto, se con il Trastevere quel palo preso da Malcore diventa gol, probabilmente assistiamo a tutt'altra gara. Abbiamo disputato un buon primo tempo anche con il Nardò, nonostante poi si sia perso per tre reti a zero, quindi il risultato poi è stato eloquente, perché dopo loro in qualche modo sono stati più bravi rispetto a noi a sfruttare quelle chiare occasioni che hanno avuto per passare in vantaggio, mentre il Manfredonia, quando sotto rete non ha fortuna, a volte ci sono delle imprecisioni, mentre l'attaccante, quando ha la possibilità concreta di segnare, lo deve fare, non deve sbagliare, cioè questa è una regola del calcio. Però è anche vero che questa squadra dal punto di vista tecnico non è al massimo della forma, quindi ci sono comunque delle defiance, perché se una squadra si ritrova ad aver subito manca soltanto una partita al termine del girone di andata, ha subito 27 gol, allora ci si deve interrogare sul perché abbia subito 27 gol. Quindi è una squadra che ha una media di 1,7 gol a partita, quindi significa che sostanzialmente in ogni gara il Manfredonia incassa almeno quasi due gol. Quindi se il Manfredonia incassa quasi due gol, è evidente che poter vincere una partita ne devi segnare almeno uno o più dell'avversario. E siccome non abbiamo questa media realizzativa, è chiaro che i risultati sono eloquenti. Quindi va certamente... Antonio, e come hai visto la prestazione di D'Angelo proprio in quest'ottica? No, D'Angelo a me è piaciuto, devo dirlo. Chiaramente i primi commenti che ho fatto... Chiaramente non ha ancora il passo, no, è stato due settimane fermo. D'Angelo è stato fermo, sicuramente a qualche chilo di troppo da smaltire, qualche chiletto, diciamo, usiamo un termine più appropriato, da smaltire, però che questo giocatore abbia classe e comunque abbia senso della posizione, sappia giocare di destro e di sinistro,
sia bravo anche con il gioco aereo, è fuori ombra di dubbio. Quindi è un giocatore che gioca a testa alta, gioca velocemente la palla di prima, cioè non ho visto sbagliare nulla, diciamo, è sempre stato molto efficace. Era l'uomo che ci voleva, possiamo dire che Elio ha fatto centro con Francesco D'Angelo. Ma per quello che ne so io, diciamo, è un calciatore che era stato già cercato durante il periodo estivo, quindi prima ancora che la squadra facesse il ritiro. Avevano sondato la possibilità che questo calciatore poi arrivasse a Manfredonia. Poi non è arrivato perché si è voluto in qualche modo dare credito a coloro che l'anno scorso, e non soltanto l'anno scorso, avevano, ma anche negli anni precedenti, tra cui Vergori e lo stesso Romeo, avevano contribuito a far ottenere a questa squadra la salvezza. Con la sola eccezione di Colombaretti, non ci si spiega perché poi non sia stato richiamato, perché anche Colombaretti l'anno scorso era stato un perno della nostra difesa, e quindi ritengo che se fosse stato richiamato e avesse giocato Colombaretti, io credo che probabilmente una buona porzione di quei gol incassati sarebbe stata evitata. È chiaro che l'arrivo di D'Angelo ha dato maggiore sicurezza al reparto difensivo, anche se nonostante D'Angelo abbiamo preso due gol. Uno quindi su calcio di rigore causato chiaramente da un'ingenuità difensiva di Fiore, e l'altro su una smanacciata, su un errore anche di Tarolli, che in quell'occasione avrebbe dovuto mettere in calcio d'angolo il pallone, invece lo ha smanacciato malamente, quindi lo ha tenuto in gioco, dando la possibilità quindi all'attaccante di segnare il secondo gol. Io invito la regia a mandare l'intervista di D'Angelo, proprio per sentire le sue impressioni, per sentire soprattutto come sta all'esordio qui al Miramare, lui che comunque ha, possiamo dirlo senza fare gossip, ha la fidanzata a Foggia, quindi comunque stare a Manfredonia per lui è molto agevole, perché di fatto staziona spesso nella nostra provincia, quindi non so se la regia è pronto per mandare l'intervista. Francesco D'Angelo, allora, l'esordio al Miramare è un esordio positivo per la prestazione, perché sicuramente la squadra ha giocato, ha messo sotto la capolista Trastevere, però deludente per il risultato, assolutamente immeritato, anche perché non hanno neanche fatto molto per segnare questi di Trastevere. No, infatti sono contento per la prestazione dell'intera squadra, perché abbiamo messo sotto la capolista. Penso che in campo si è vista solo una squadra che ha avuto delle idee di gioco e ha messo sotto la capolista, come dicevi te. Siamo stati sfortunati su due episodi. E poi niente, ci è mancato un pizzico di fortuna e un pizzico di cattiveria sotto porta, dove 3-4 palle gol nitide dovevamo buttarla dentro e potevamo stare qui a commentare un'altra partita, cioè quella che si è vista sul campo, che meritavamo noi qualcosina in più rispetto a loro. Francesco, com'è stato l'esordio? Come ti sei trovato? Tu eri più abituato a giocare a 3 o a 4 dietro? No, sono, diciamo che ero abituato sia a giocare a 3 che a 4, ultimamente stavo giocando a 4, quindi mi sono trovato molto bene, perché la maggior parte dei ragazzi li conoscevo, anche se non ho mai giocato con loro, li conoscevo. È stato un impatto più che positivo. Penso che sul campo abbiamo dimostrato che il Manfredonia può giocarsela con tutti, quindi c'è solo un po' di rammarico per il risultato. Che impressione ti ha fatto la squadra? Abbiamo detto, la prestazione è stata eccellente. Sì, ripeto, in campo c'è stata solo una squadra con idee di gioco ben chiare e ritmi buoni. Noi abbiamo messo sotto loro sia il primo tempo che il secondo tempo, sia quando eravamo in svantaggio che quando eravamo sul pareggio. Purtroppo ci è mancata un po' di fortuna, un pizzico di cattiveria sotto porta, dove 3-4 palle gol nitide potevamo far gol, invece niente. Anche un pizzico di sfortuna, il portiere l'ha respinta così e noi non siamo stati cattivi a metterla dentro. La tua condizione, Francesco, quanto stai? 40, 50, quanto stai? Ma questo, diciamo che fino al 90° sono stato bene, quindi adesso non sto a monitorare. Certamente martedì con i prof e con la squadra lavoreremo per prendere la miglior condizione, dato che sono
un paio di settimane che mi alleno da solo, quindi non è ottimale, però anche se negli ultimi minuti ho fatto fatica, però l'ho portata a termine la gara. E domenica si va a Nocera? Sì, domenica andiamo a Nocera, dobbiamo avere lo stesso spirito che abbiamo avuto oggi, di giocare, di imporre il nostro gioco e di mettere in campo le nostre idee. Bene, abbiamo sentito Francesco D'Angelo, che ovviamente non è al, anche se è riuscito a fare tutta la gara, però non è al top della condizione, bisogna dargli qualche settimana per rimettersi in corsa. Antonio, anticipiamo i temi del mercato, anche perché comunque il Manfredoni ha fatto poco in arrivi, sono stati più quelli che sono andati via. Come annunciato, è andato via Bozzi, è definito in forza al Madripietra di Apricena, Vicedomini. È andato via Carlo Vicedomini, che si è accasato a Cerignola. È andato via Lecce. Ivan Lecce da tempo sta a Cerignola, pure lui. Cioè, alla fine, e poi in entrata oggi mi dicevi dell'arrivo di Benny Cicerelli, fratello di Lele, manfredoniano di autentico, che però è, per quanto mi risulta, fa l'esterno basso di destra, quindi andrà a sovrapporsi a Pellegrino, a Rau. Tutto sommato non so se prevedono, vogliono farne qualche altro utilizzo, ma non era probabilmente indispensabile per la causa. Altri movimenti io non ne ho sentito, tu hai qualche aggiornamento? Io non ho nessun aggiornamento, però mi sento di dire, credo a qualche giorno dalla, credo che il 17 possa chiudere il mercato, se non sbaglio. Fino al 17 c'è la possibilità di tesserare. Fino alla stamattina. Fino al giorno 17. Eh sì. Esatto. Quindi, fino ad oggi. Fino ad oggi, scusa. Adesso sappiamo, non sappiamo quello che è successo stamattina. Io però non porto bene i conti sul calendario. Quindi certo, c'è, giustamente, fino al giorno 17. Allora, io credo che il mercato acquisti del Manfredonia sia da considerarsi, a mio avviso, assolutamente deludente. Perché? Perché ti sei privato di un importante attaccante che è Bozzi, che comunque è un gladiatore, uno che comunque ha sempre, quando è entrato in campo, ha cercato comunque di segnare, di dare una mano, a volte ha giocato da solo, ha fatto reparto anche da solo, quando chiaramente c'era defiance da parte di qualche altro compagno di reparto. Vicedomini giustamente è stato mandato via perché ha avuto dei seri problemi fisici e quindi evidentemente la società ha ritenuto che questi problemi non fossero risolvibili e quindi che non avrebbe potuto più dare quel qualcosa in più che la società si aspettava da questo calciatore, fermo restando che le qualità tecniche di Vicedomini non possono essere messe in discussione. Ivan Lecce non aveva nessuno spazio nel Manfredonia, a parte qualche apparizione, e bene ha fatto ad andarsene a Cerignola, dove sta giocando titolare fisso e quindi avrà la possibilità di crescere in una squadra che milita sì in eccellenza, ma che molto probabilmente l'anno prossimo approderà in Serie D e quindi sarà un'esperienza certamente molto significativa. Il mercato del Manfredonia è molto deludente, perché questo Manfredonia, che è soltanto a due sole lunghezze dalla zona play-out e con tutti i problemi, diciamo, e i limiti tecnici che ha evidenziato in questo primo round del campionato, avrebbe dovuto andare sul mercato e sopperire ad alcune carenze, e mi riferisco, serviva innanzitutto un portiere, adesso o under o over, questa è una scelta della società, perché se poi prendi l'over in porta devi inserire un under nella formazione base, diciamo, tra la difesa, il centrocampo e l'attacco, questo è sicuro. Poi ci sono poi dei ruoli che è difficile poi poter attuare delle sostituzioni. Va bene, questo, il portiere serviva certamente, serviva un altro elemento in difesa, almeno un altro elemento da affiancare ad Angelo. Io credo che occorreva un altro, almeno un altro centrocampista, perché le prestazioni di pazienza sono state chiaramente deludenti fino ad oggi, non ha fatto assolutamente la differenza. Sappiamo che pazienza purtroppo ha avuto un lungo periodo di inattività, non si discutono le qualità tecniche di pazienza,
un calciatore che ovviamente non lo scopriamo noi, ha avuto 300 presenze in Serie A, quindi se ha giocato in Serie A sicuramente è un giocatore all'alto livello tecnico, però per quello che fino ad ora ha dimostrato Manfredonia non ha dimostrato granché, quindi occorreva almeno un altro centrocampista, vista la partenza di Vicedomini. Quindi se ne va via uno, ne devi prendere un altro. Idem dicasi in attacco, a meno che la società non voglia poi puntare su De Rita, dare più spazio a De Rita. Però a questo punto sorge il problema della questione numerica, proprio. Sono proprio pochi i calciatori a disposizione. I calciatori non soltanto sono pochi, ma occorre, se parte una punta ne devi prendere un'altra, a meno che non ritieni di dover puntare sulla Forgia, quale sostituto naturale di Bozzi. Però non stai facendo... È 95 la Forgia, Appunto sto dicendo, ma non stai facendo un campionato dove oggi sei a 27-28 punti, quindi in teoria ti mancherebbero 14-15 punti per la matematica salvezza. Questo Manfredonia, nella situazione in cui si trova oggi, nel girone di ritorno, deve fare almeno 27 punti. Perché, diciamocelo chiaramente, cioè la partita che domani affronterà il Manfredonia con la Nocerina, io spero di sbagliarmi, ma io credo che sia uno fisso. Perché? Ma è difficilissimo, perché il Manfredonia giocherà in uno stadio gremito contro una squadra che è titolata a vincere questo campionato per qualità tecniche, per la programmazione, per il mister. Il Manfredonia giocherà poi su un campo, su un terreno in erba dove ha quasi sempre fallito, perché il Manfredonia non riesce, essendosi allenato sempre sul sintetico, avendo sempre giocato sul sintetico, quando va a giocare sui campi in erba ha delle grosse difficoltà, perché i terreni sono più grossi, c'è un modo di correre diverso rispetto al sintetico e subisce tantissimo. Quindi io credo che il campionato del Manfredonia comincerà poi dalla prima partita di ritorno contro il Potenza, dove il Manfredonia, se vuole salvarsi, dovrà totalizzare almeno 26 punti. 25, 26. Di solito la salvezza sta a 42-43 punti, ma ti devi mantenere sempre largo, perché se pensi che 22 punti siano sufficienti, l'anno scorso non è stato così, non sono stati sufficienti 42 punti per potersi salvare. E non puoi consentire. E quest'anno serviranno di più, perché comunque le prime non sono irresistibili, perdono tanti punti, quindi la quota della salvezza sicuramente potrebbe alzarsi, come dici tu, a 44-45 ma punti. Devi tirarti fuori dalla zona play-out assolutamente, anche perché se resti nella zona play-out è difficile, sorgono delle difficoltà, quindi affronterai delle squadre che a differenza tua si sono rinforzate, a meno che la società non pensi di tornare o di prendere degli svincolati, ma se sono svincolati è gente che comunque magari non si allena, non gioca da tempo e quindi cosa prendi? Prendi giocatori sicuramente non in forma, che non faranno mai la differenza, e poi devono essere abituati a fare anche un campionato per salvarsi. Oppure devi aspettare a gennaio, dove ci sono delle svincolate alla Serie C, però anche lì poi bisogna vedere chi prendi e se hai anche la forza economica per poterli far venire a Manfredonia. Quindi questa è una società che oggi come oggi ha tanti problemi, cioè sicuramente ha tanti problemi, perché ha mandato via dei calciatori e ne dovrà prendere altri, fino ad oggi non è arrivato nessuno. E poi parleremo anche della situazione ambientale creatasi dopo la querella Vadacca. Ma noi ci fermiamo qualche istante, poi vi daremo i risultati della 16ª giornata, la classifica, commenteremo, come siamo abituati a fare, la classifica e i risultati più importanti della 16ª giornata, e quindi poi andremo a parlare di altre questioni, per cui non ci lasciate, soltanto qualche minuto di pubblicità.